State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Appunto, il podcast di Viaggiare con Lentezza che oggi si occupa di due viaggiatori su aggeggi infernali, perché per me tali sono le biciclette. Fate una mini vostra presentazione. Noi siamo Leonardo e Veronica. Ci occupiamo praticamente di promozione del cicloturismo. Abbiamo questo sito web, lifeintravel.it. Quest'anno compie 10 anni e appunto si è posto come obiettivo quello di portare più persone possibili a viaggiare in bicicletta, perché secondo noi è il modo più autentico di vedere un luogo, perché la bici ti fa andare in una dimensione più umana, puoi fermarti quando vuoi, vedi posti che in auto passi e non noti neanche, ti puoi fermare tranquillamente a parlare con le persone e soprattutto anche nei paesi stranieri le persone ti vedono come, forse come un povero disgraziato, però che fai fatica sulle salite, e sono più portati a un contatto e quindi è più facile anche interagire con chi magari proverebbe diffidenza a vederti magari passare come un turista in auto o velocemente su un'auto. E poi basta, abbiamo iniziato e non ne possiamo più fare a meno. Di dove siete? Siamo un po' nomadi anche noi, io sono del Trentino, di Trento, mentre Veronica... Io ho vissuto quasi tutta la vita, fine 25 anni a Sesto San Giovanni, quindi tua compaesana. però adesso viviamo sul lago Liseo, provincia di Bergamo. Oltre a promuovere il cicloturismo, fate anche tanto cicloturismo. Lo facciamo attivamente, assolutamente, sì. Preferiamo fare dei viaggi un po', magari quando siamo in, tra virgolette, vacanza, preferiamo fare dei viaggi un po' più avventurosi. Siamo rientrati da poco dal Sudafrica, abbiamo viaggiato tutto il mondo, diciamo, dalle Ande alla Nuova Zelanda, e ci piace appunto scoprire il mondo lentamente. Prima di parlare dei vostri viaggi, la passione per la bici da dove salta fuori? Allora, la passione per la bici principalmente genetica. Sì, la mia è genetica, nel senso che sono stato io a trascinare, vero, sul mezzo infernale, come dici tu, perché io ho in famiglia due ciclisti prima di me, cioè mio padre che ha corso anche in bicicletta e era un agonista, vinto campionati italiani a livello giovanili, e anche mio fratello ha seguito le orme del padre. Io sono un po' la pecora nera che ama andare piano, andare lento. Piano piano ho conosciuto Vero e ho trasmesso questa mia passione anche a lei. Non so se lei lo fa per pietà nei miei confronti, quello di seguirmi, o se effettivamente gli piace veramente. Sì, allora, adesso ho visto i vostri video su YouTube, io penso che Veronica lo faccia per pietà. No, io sono rimasto letteralmente a bocca aperta a guardare i vostri viaggi, ma davvero, perché dire non che so se è una positiva o negativa. No, no, assolutamente positiva, poi perché sono assolutamente, ripeto, estasiato, sono rimasto a bocca aperta quando ho visto quello che avete fatto. Perché dire cicloturisti è una... vabbè, è semplice. Ma avete attraversato le Ande? Ma siete matti? È stato abbastanza faticoso quel viaggio. È stato impegnativo, però alla fine poi ci ha restituito tanto di quello che ci ha... Sì, però non lo pensavi quando hai lanciato la bici nella sabbia urlando basta e parolacce. Questo avevamo stabilito di non dirlo in giro, però. Non appare nel video perché... No, in bici si fa fatica, lo sappiamo, e obiettivamente è vero, ci nascondiamo dietro un dito, si fa fatica, però dopo la fatica obiettivamente è ripagata, perché spesso e volentieri ti trovi in posti sperduti, come è stato sulle Ande per noi, in posti sperduti dove incontri una persona ogni 2 giorni o 3 giorni e questi posti sono magari delle meraviglie naturali, tu sei solo con la natura, e a noi queste cose qua piace tantissimo, godere della natura in completa solitudine, quindi ne vale la pena. Il video è, secondo me, rende molto quello che stai dicendo. Ci sono veramente dei panorami, dei luoghi che sono mozzafiato, ad altezze incredibili, perché pedalare a livello del mare, ok, ma lì siete arrivati a 4.000. A che altezza siete arrivati?
Allora, un cartello diceva 5.200, però il nostro GPS diceva 4.900, quindi diciamo che è quella l'altezza. La quota massima è 4.900, poi abbiamo viaggiato per un mesetto intorno ai 4.000, che è l'altiplano boliviano, e lì si sta intorno ai 4.000, quindi in realtà abbiamo anche avuto il tempo per acclimatarci, però la fatica soprattutto quando si inizia a salire 300-400 metri. Però non era così male, perché Leo riusciva a pedalare ma non riusciva a cantare, quindi io me la sento più fortuna che quando fa tutte e due, insomma, sempre male. Spesso e volentieri nelle riprese probabilmente si vede Veronica che è molto avanti a me, sì, e questo è dovuto al fatto che inizio a cantare, lei scappa, okay, cerca di scappare più lontano possibile. Va bene, allora non ti chiederemo mai di cantare, questo è assolutamente bravo. Era la prima volta che viaggiavate così in alto? Così in alto sì, avevamo fatto l'Atlante, però l'Atlante marocchino, però sì, si arrivava sui 3.000. Sì, vabbè, voi dite 3.000, come io dico andare all'Esselunga sotto casa. Se a 3.000 faccio fatica a mantenere sanità mentale. Infatti, già era alto quello per noi, poi arrivare su quelle altitudini, effettivamente eravamo abbastanza spaventati prima di arrivarci. Poi in realtà è stato tutto abbastanza naturale, fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi. Beh, c'è da dire che i primi due giorni per salire da 600 metri a 4.500 abbiamo fatto prima 27 chilometri, poi tipo 25, quindi, una cosa del genere in un giorno. Pochissimo. Quindi vabbè, il dislivello c'era, però il chilometro proprio giù di così non si poteva, insomma, avevamo bisogno anche noi di acclimatarci e andavamo molto piano, veramente. Certo, non faccio nessuna fatica a credervi. La gente appunto che incontrate, che vi vede arrivare in bicicletta, come vi accoglie? Beh, in generale tutti molto, molto bene, insomma, ci guardano un po' straniti all'inizio. Sembra che abbiano visto un extraterrestre, perché da lontano ti guardano, dicono che questi qua sono reali o sono dei fantasmi. Poi dopo invece appunto tu fai un sorriso, saluti, si crea subito un'empatia con la gente. Questo è quello che forse ci piace di più del viaggiare in bicicletta. Oltre a vedere il mondo più lentamente, quindi vederlo meglio, viaggiare lentamente è anche un modo diverso di approcciarsi alle persone. Assolutamente. Assolutamente sì, noi appunto, come ti dicevo prima, siamo convinti del fatto che viaggiare in bicicletta, o comunque a piedi, o viaggiare lentamente permetta davvero di vivere un territorio e non semplicemente di attraversarlo. E questa è la grossa differenza, secondo me, tra un viaggio lento a piedi, a cavallo, quello che sia, è un viaggio classico, no? C'è qualche episodio particolare che vi ricordate o che vi torna in mente spesso? Quando siamo stati in Thailandia siamo capitati nel bel mezzo del monsone, quindi ci sono stati 10 giorni di pioggia torrenziale. Noi vabbè, eravamo in una camera di una guest house, era chiuso, tranquilli, però questa pioggia continuava e avevamo vicino un fiume e il livello del fiume continuava a crescere. Quando ha smesso di piovere siamo ripartiti, insomma c'era stata un'alluvione mica da ridere nei villaggi, nei dintorni, quindi abbiamo attraversato questi villaggi che avevano avuto il livello dell'acqua oltre i 3 metri. E ci siamo fermati perché una famiglia si è avvicinata, ci hanno salutato e vedendoci in bicicletta ci hanno offerto una bottiglia d'acqua. Però cioè, io ho guardato la loro, e hanno voluto anche fare una fotografia con noi, però ho guardato la loro casa, era tutta allagata, cioè con i muri tutti ancora bagnati, cioè quelli che avevano loro più bisogno di noi dell'acqua ovviamente, certo. E invece il loro spirito di ospitalità li ha spinti ad accoglierci in questo modo e a offrirci una bottiglia d'acqua. Quindi questo è stata una di quelle esperienze che mi ha colpito tantissimo, veramente. Dal mio punto di vista legati ai bambini, perché soprattutto no, quando attraversi villaggi un po' sperduti è sempre una guerra, un assalto ai cicloviaggiatori. Questi bambini si gettano in massa a correre
verso di noi, insomma, per salutarci, semplicemente per salutarci o per vedere o per toccare, che ne so, la ruota piuttosto che il campanellino che abbiamo sul manubrio. Gli episodi positivi e belli sono legati alla conoscenza dei bambini, ai bambini. Villaggi. Quanto costa viaggiare in bici? Viaggiare in bici ovviamente fa risparmiare molto sul mezzo di trasporto. Certo. Non ci sono costi di noleggio auto, non ci sono costi di autobus o di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Poi vabbè, poi dipende, noi tendiamo sempre a viaggiare abbastanza in economia, cioè magari dormire anche all'aria aperta o nei campeggi, o quindi alla fine, cioè, un viaggio in bici costa molto meno che viaggiare con altri mezzi e ovviamente stare in strutture. Beh, le strutture poi ovviamente sono molto personali, dipende da come vuoi viaggiare tu. E di certo c'è che viaggiando in bicicletta si limitano al massimo le spese di trasporto, quella è l'unica certezza, poi per il resto ognuno sceglie come viaggiare. Consigli per chi vuole andare in bicicletta, o meglio per chi vuol fare il cicloturista? Beh, il consiglio principale, quello che diamo sempre, è quello di saltare in sella e provarci, e poi secondo noi 99% dei casi è amore a prima pedalata. Poi altri consigli, magari si può anche viaggiare senza avere un allenamento, però se lo si fa esserne consapevoli, nel senso non andare a scalare lo Stelvio alla prima uscita in bicicletta che si fa, per esempio. Ah, portarsi dietro sempre un keyway, perché può sempre capitare di prendersi la giornata che peggiora o pochi chilometri, certo. Quindi vabbè, poi alla fine sono anche cose un po' dettate dal buon senso, insomma, quindi... Se non sbaglio c'è anche un vostro video dove descrivete l'attrezzatura che vi portate dietro. Sì, sul nostro canale abbiamo pubblicato un po' di video in cui diamo un po' di consigli anche un po' più tecnici, un po' più nel dettaglio. Di chi vuole, chi ha già deciso magari partire per un viaggio, gli diamo un po' di consigli sull'attrezzatura, sulle mappe e su tutto quello che può girare intorno al mondo del cicloturismo. Bene, mi è piaciuta moltissimo questa chiacchierata con gli esseri alieni che vanno su due ruote pedalando. È stato un piacere anche per noi. Naturalmente ho fatto un po' la macchietta, ma neanche troppo, detto sinceramente. Mi sembra giusto. No, non vi invidio, però vi ammiro moltissimo. Va bene, adesso diventerà una nostra missione quella di convincerti a fare una pedalata insieme. Perché veramente, quello che avete fatto su due ruote per me e poi dell'incredibile e dell'impossibile, sinceramente. Questo direi di salutarci. Grazie della disponibilità, del tempo e della simpatia. Grazie a te, Cristiano. Grazie. Teneteci e buone pedalate, allora. Sicuramente. E teneteci informati per qualsiasi altra vostra pazzia, che seguiremo molto molto volentieri. Grazie ancora. Grazie, gentilissimo. Grazie, ciao. Avete ascoltato il podcast di Viaggiare con Lentezza? In ogni episodio vi proponiamo le storie di viaggiatori atipici, gente che ha deciso di esplorare il mondo prendendosi il tempo necessario. Restate sintonizzati con noi per ascoltare nuove avventure. A risentirci alla prossima tappa.